2 ottobre 2013. Ecco, vedete l'arrivo di Enzo. La punta Ruines 2824 da Mascognaz. Ecco qua. Allora, qui la punta Ruines, lì c'è il corno bussola, vedete? Allora, corno Vitello, Montperin, la gran cima, corno bussola, la catena del Monte Rosa e la cima delle Piure. Ecco lì. E il Cervino. Denderems. E andare a destra, a sinistra il Monte Bianco. E qui vedete le nuvole della pianura. Allora, la cima Ruines e la prima vetta, ecco qui c'è tutto il vallone eseguito. Allora, abbiamo impiegato 2 ore e 50 da Champoluc. Allora, qui ce lo metto, lì c'è Enzo. Lo spettacolo non manca, vedete il corno bussola nella parte nord già innevato. E lì c'è la cima delle Piure, con tutto dietro la catena del Monte Rosa, la roccia nera, il Brighton, il gemello, a destra c'è l'Isca. Benissimo. Allora, ringrazio Enzo per questa gita. Fai saluti là, là, di qua. Bravo. 2 ottobre 2013, in compagnia di Enzo, con partenza a Champoluc, alla punta di Ruines 2824 in 2 ore e 50. Esatto. Ci sentiamo per la prossima cima e a dopo. Ecco l'ultima inquadratura dalla punta Ruines. Ecco qua. Ecco la giornata. Ecco qui e terminiamo con il corno bussola. Ecco la punta Piure. Come vedete, là è il corno bussola, qui la cima la più alta elevazione. Là c'è la Ruines che abbiamo appena lasciato. Allora, corno bussola con due signori sopra. Qui la sommità più alta della punta Piure. Vedete un po' la punta Ruines. Allora, qui c'è tutto il vallone. Là il corno bussola, catena Monte Rosa, e qui le altre punte della Piure con un ometto grande, ma quella non è l'elevazione più alta. Sta arrivando Enzo e ci sentiamo dopo. Ecco lo spettacolo della punta Piure, arrivato qui in praticamente con la Ruines in 3 ore e 20. Allora, giro lungo, comunque lo spettacolo pagante, niente da fare. Ecco qui, guardate lo spettacolo di oggi, la Ruines, il bussola e qui. Allora, qui è la punta Piure, vedete, 2902-2907, Enzo, che è in vetta con dietro il corno bussola. La Ruines, lì c'è tutto la pietraia eseguita per arrivare qui su questa punta. Allora, qui siamo sulla massima sommità, ci sono altri ometti, ma questa è la più alta. Allora, adesso elenchiamo. Allora, noi siamo partiti da Champoluc, abbiamo fatto la gita arrivando al colle del Camoscio che vedete là, poi siamo saliti del vallone di Mascognaz. Poi siamo saliti sulla Ruines in 2 ore 45, 2 ore 50. E dalla Ruines qua, mezz'ora, 3 ore 15 il giro completo. Ecco qua tutto il passaggio delle pietraie. Boh, allora, adesso facciamo un'elencazione. Allora, in lontananza il Monviso. Torre di Lavina. Torre di Lavina. Andiamo verso sinistra. Allora, il corno bussola. Poi, Cima Valfredda, Corno Vitello, Corno Bianco. Poi, Montperin, Gran Cima, Corno Bussola, no, Testa Griglia. Poi, andando a sinistra, tutta la catena del Monte Rosa, vedete,
Cervino, un po' nelle nuvole. Il Cervino è nelle nuvole. Il Tornalen, Gran Murai, poi andiamo di qua, abbiamo la Lusinei, il Comben dietro, il Comben che rimane dietro, coperto dalle nuvole, poi sorvoliamo sopra Osta, poi passando Osta sopra arriviamo all'Emilius, alle Tersiva, la Grivola, Gran Paradiso, Torre di Lavina. E la Torre di Lavina, e qui c'è il mare di nuvole in pianura, primo piano lo Zervio, e in primo piano qui lo Zervio. Allora Enzo, fammi ancora... Ringraziando la compagnia di Enzo. Anche la tua. Qui la cima Piure 2902 in 3 ore e 15 dopo la Ruines, 2 ottobre 2013. Un saluto e alla prossima gita. Che sia quanto prima.